Ed eccoci qui nella sesta puntata di Raccontami di te. Io sono Alessandro Pieravanti, vi parlo in diretta da una cosetta al Pigneto e facciamo un applauso per far capire che siamo veramente dal vivo e che non è tutta una presa in giro. C'è un bellissimo pubblico in sala e ci state ascoltando anche dalle frequenze di Radio Sonica 90.7 a Roma o in streaming dal sito internet. Questa sera abbiamo un altro ospite veramente speciale. Ve lo annuncio, è qui accanto a me, chi è in sala già lo vede. All'anagrafe si chiama Tarek Jurcic, classe 1989, ma per tutti noi è Rancore. Benvenuto Rancore. Ciao. Ciao a tutti, è un onore stare qua. L'onore è veramente il nostro. Tra l'altro, nell'ultima puntata in cui abbiamo ospitato Simone Danno del Colle del Fomento, più spesso, molto spesso si è parlato di te. E quindi era proprio la cosa giusta, era poi averti qui e sentirti raccontare tutte le cose che ci racconterai questa sera. Grande Simone, infatti io vorrei salutare adesso in questo momento. Fate un applauso a Jedi Master Danno. E noi, per presentare un po' quella che è la storia di Tarek, per sentire cosa ha da raccontare Rancore, iniziamo con un suo brano, ce lo sentiamo e poi partiamo con la chiacchierata. E abbiamo sentito Darkness, un brano di Rancore che abbiamo qui con noi stasera. Mi piace iniziare questa chiacchierata solitamente facendoci raccontare un aspetto che solitamente influenza molto quella che poi è la vita di una persona e quella che è la sua crescita e la vita che fa. Il quartiere in cui sei nato, la scuola in cui andavi, quello che succedeva quando eri piccolo, le abitudini che avevi da bambino. Ci vogliamo immaginare un piccolo Rancore che si aggirava per un quartiere di Roma specifico, che poi credo che è quello dove tu stai tuttora. Sì, esatto. Ci dici due parole sul tuo quartiere? Ma io sono nato e cresciuto al Tufello, che è una zona, diciamo, di Roma un po' in periferia, nonostante è una periferia che a volte tende a essere sempre più internata dentro Roma con la costruzione dei centri commerciali e di cose nei dintorni. Insomma, Roma si allarga come tutti i luoghi urbanizzati. Ma fondamentalmente da piccolo ho vissuto un po' come si viveva al Tufello fino a pochi anni fa, anche se adesso fondamentalmente con tutta la paura che c'è in giro e altri tipi di cambiamenti che ci sono stati, è più complesso trovare ragazzini che magari giocano oggi nello stesso modo in cui magari giocavo io quando ero ragazzino. Tufello è come se fossero tanti labirinti messi uno vicino all'altro, tutti chiusi, e ognuno di questi labirinti è un cortile nel quale, nel momento in cui tu lo conosci, ti ci muovi veloce, sai come gestirtelo, ti senti quasi padrone di quel cortile, visto che chi è padrone delle case nel cortile non ci sta, perché sono tutta gente adulta che c'ha la casa, no? I genitori. Chi è che ha il cortile? Due elementi, i bambini e i gatti al Tufello. I gatti, oltretutto, al Tufello ogni via del cortile ha un gatto specifico che magari sta lì fondamentalmente da anni e fa da sentinella probabilmente a altri gatti, ai bambini e anche a chissà quali energie negative girano da quelle parti. Si dice che comunque una volta il Tufello fosse molto malfamato. Quando sono nato io e cresciuto lì, sicuramente questo odore di, come si dice, di alcuni grossi commerci di, come si dice, di sostanze naturali e non naturali che venivano vendute al Tufello, comunque fino a quando ero piccolo se ne sentiva la presenza, non so come dire, l'odore si sentiva proprio, sì, la puzza, diciamo, si sentiva, si vedevano le siringhe, insomma, tutte. Oggi è leggermente meglio proprio perché fondamentalmente le cose sono cambiate, anche se in realtà è meglio fino a un certo punto. Alla fine credo che il modo mio pure di fare la musica negli anni successivi assomigli un po' al modo mio di giocare dentro quei cortili, nel senso creare collegamenti, trovare delle scorciatoie per passare da un argomento all'altro, come da un punto del cortile all'altro, e cercare di capire cosa proteggono e cosa non proteggono i gatti. Questo è. Questo mi sembra una cosa veramente importante. Poi io ti ho fatto una domanda. Quindi noi già ti immaginiamo piccolo a giocare nei cortili delle case popolari del Tufello, no? E
C'è un momento di svolta nella vita di chi fa il nostro lavoro, ovvero quando si ascolta una canzone, un brano nello specifico, un qualcosa. Solitamente capita che c'è la televisione o nostra madre in macchina che sente una cassetta e canta, e noi a un certo punto sentiamo un brano e diciamo: questa cosa mi appartiene, io da adesso in poi voglio avere a che fare con la musica. Qual è il brano che ti ha stregato, che ti ha in qualche modo dato questa magia, che ti ha fatto dire: io voglio mi interessa la musica, ci voglio lavorare, voglio esplorarla? Allora, il mio, diciamo, sempre parlando di quando ero piccolo, immagino, no? Sì. Guarda, fondamentalmente anche il mio nome, mi chiamo Tarek Jurcic, quindi già dal nome si capisce che non è che so proprio italiano, cioè nel senso lo sono, però ho svariate cose nel sangue che mi circolano, che non vengono proprio da questo posto. E non parliamo della merce di prima del tuo fratello. No, non parliamo della merce di prima, parliamo, fortunatamente quello no. Diciamo che fondamentalmente quello che ho sempre vissuto quando ero piccolo era comunque una contaminazione anche dal punto di vista di ritmi arabi, barra tutto quello che poteva essere anche una musica ascoltata negli anni 70 anche da mio padre, che comunque insomma era del 47 e fondamentalmente, come potete ben capire, negli anni 60-70 aveva 20 anni. Devo dire che c'è stato un pezzo, non so se adesso è dove l'ho ascoltato, perché ero abbastanza piccolo ed ero molto lontano dall'Italia, in particolare ero in Messico, e questo pezzo me lo fece ascoltare mio padre, che ascoltava i Beatles, e non so se fu il viaggio oppure il momento in cui l'ho ascoltato o il fatto appunto di fidarsi del proprio padre, di quello che ti dice quando sei piccolo. You Never Give Me Your Money dentro Abbey Road, che sono quattro canzoni in una. E lo sentiamo in sottofondo. Bene. Però presentacelo tu, spiegacelo. Fondamentalmente, allora, io il testo sinceramente l'ho sempre ascoltato come un bambino, cioè non mi sono mai preoccupato ad andarmi a vedere la traduzione, questo perché non lo faccio mai, ignoranza mia. Quello che so è che dice "You never give me your money", quindi ancora mi rimane sta frase, nel senso non mi avete mai dato i soldi. Però vabbè. La cosa invece interessante di questo pezzo musicalmente è che sono, a parer mio e ancora oggi quando lo riascolto, mi sembrano tutt'oggi quattro canzoni insieme, non una, in cui ogni X si cambia. E quindi ci siamo immaginati il piccolo Tarek che inizia a muovere i primi passi dal tufello protetto dai gatti del quartiere, e poi si sposta in Messico. In Messico ascolta i Beatles e capisce che la musica era un qualcosa che gli apparteneva. Solitamente faccio questa domanda, però qual è poi il primo brano che hai provato a ricopiare? Cioè l'imitazione alla base della creazione, cioè per creare qualcosa si inizia copiando qualcos'altro, e quindi magari i musicisti provano a risuonare delle parti di gruppi rock nella propria cameretta o in saletta con gli amici quando ci sono i cartoni delle uova appese al muro, mentre invece probabilmente i rapper imparano a memoria un testo. Sì, ma il primo, diciamo, il mio primo approccio reale al rap, quello che mi ha fatto proprio appassionare e mi ha in un certo senso modificato tutto il resto della vita, e è anche abbastanza scontata questa risposta che do, però è stato comunque Eminem. E ricordo da qualche anno prima di Lose Yourself, quindi già con The Marshall Mathers LP, il primo pezzo che ho provato a rifare, anche qui non mi sono mai letto la traduzione, quindi non so, tranne le brutalità che dice, che giustamente mi sono rimaste in testa, ma è The Real Slim Shady. E ce lo racconti un po' che effetto t'ha fatto il primo contatto con Eminem, il fatto che tu hai deciso di iniziare a provare a ricantare le sue rime? Ma penso fosse il... sembro banale, però forse il veleno che ci aveva. Il veleno che ci aveva, riusciva a esprimere bene il veleno in un certo senso che avevo io. E la mia non comprensione del motivo per il quale certe cose dovevano essere fatte o per forza vissute, e lui riusciva in un certo senso, anche senza capire niente di quello che diceva, attraverso la metrica serrata, le pause, i cambi di tono che c'ha Eminem, a esprimere appieno uno spirito dinamico, uno spirito che non si fermava mai e che rielaborava continuamente qualunque cosa gli passava sotto gli occhi. Per me questo sembrava un po' un superpotere.
una cosa che andasse, che insomma, che andava oltre. Ed è stato questo quello che in un certo senso mi ha colpito. Per me è come, che ne so, uno che vede uno sportivo fare una cosa bellissima e dice: ora voglio fare questo sport. Nonostante la musica non è uno sport, ma Eminem ti dà quella stessa sensazione di, come dire, di azione. Parliamo di tanti anni fa e si può dire che Eminem è un artista che comunque ti continua ad accompagnare. È una cosa che tu ascolti, che ti piace, che, cioè, non è finita lì. Beh, mi sono avvicinato ovviamente col tempo a una conoscenza un po' più ampia, nonostante non ho tutte queste conoscenze, però fondamentalmente è una conoscenza un po' più ampia che mi ha portato ad ascoltarmi cose anche radicalmente più complesse, tra virgolette, di Eminem, e un po' anche meno conosciute. Però sì, sicuramente Eminem resta, nonostante può esserci un pezzo che mi piace di più e uno che mi piace di meno, resta un po' una sorta di... non so come dire, una piccola enciclopedia di quello che possono essere le rime, le metriche e il modo nel quale un rapper può fare il rap, che non è una cosa scontata, secondo me. Assolutamente. Per gli amici che magari si sono connessi adesso in radio, sono saliti in macchina, hanno acceso, hanno detto: chi sono questi due che stanno parlando? Noi siamo su Radio Sonica, siamo in diretta da una cosetta, io sono Alessandro Vieravanti, accanto a me c'è Rancore, un musicista, un rapper veramente veramente interessante. Ha fatto uscire già diversi lavori, ha iniziato fin da quando era giovane a produrre video, a produrre canzoni, quindi è già un nome consolidato nel panorama rap italiano. Noi siamo veramente contenti di averlo qua stasera e abbiamo parlato un po' dei suoi inizi e avremo ancora modo di parlare di musica. Però c'è un'altra rubrica che voglio affrontare con te, mentre sotto di noi abbiamo una base che vi faccio sentire, che è una base di Nick Cave che si chiama Red Right Hand. Per parlare di questo argomento abbiamo bisogno di un supporto, perché io ti ho chiesto di indicarmi quelli che sono stati dei libri che ti hanno cambiato la vita o che comunque dei libri che tu consiglieresti. Sì. La mia idea è che ci sono delle persone da casa che ci ascoltano, ci siete voi qui in sala, e chi è qui in sala magari può prendere un taccuino, prendere degli appunti mentali e dire: vedi, Rancore mi consiglia di leggere questo libro perché per lui è stato qualcosa di importante, mi consiglia di vedere questo film o di ascoltare questo brano. Magari domani, invece di vedere l'ennesima serie TV, mi vedo il film che mi ha consigliato Tarek, oppure sul comodino metto il libro che ho sentito leggere proprio dalle sue parole. E tu mi hai dato una serie di risposte e sei venuto preparato. Come... Sono venuto preparatissimo. Sei passato in biblioteca, no? Questa è la libreria di casa, sì, hai svaligiato. Sì, esatto. E tu mi hai dato una serie di risposte che molto diverse tra loro, ma tutte molto interessanti. Sì, allora, il primo libro fondamentalmente è il primo libro che ho letto in vita mia. C'avevo 6 anni, ovviamente con l'aiuto sempre di mio padre. Ho letto questo famosissimo e non famosissimo allo stesso tempo libro di Jules Verne, che si chiama Viaggio al centro della Terra. Oltretutto guardate che bella edizione che ho per tutti quelli presenti. È bellissimo, sogno di essere uno di questi due dietro che stanno a seguire questo pazzo. Però vabbè. A favore di chi ci ascolta per radio, descrivi la copertina di questo libro. Beh, fondamentalmente ci stanno... È nel mezzo della loro avventura, mentre scendono con lo zio che insomma sta fuori, che è in primo piano, e dietro insomma loro che fanno luce all'interno delle cave. La leggenda oltretutto della terra cava, ultimamente in televisione sentite, o anche in generale sentite parlare di terra piatta, che è comunque una leggenda. Però c'è un'altra leggenda, che è anche quella della terra cava, che negli ultimi anni, diciamo, in un certo senso mi ha accompagnato nelle mie fantasie. E quindi è molto particolare, in quanto il primo libro che ho letto in vita mia è Viaggio al centro della Terra. E diciamo una delle ultime cose fantasiose alle quali mi sono appassionato è Viaggio al centro della Terra. Quindi è come se in un certo senso dal 2016 appunto in poi, quindi l'ho lessi a 6 anni, e nel 2016 sono ritornato un po' dentro diciamo questa avventura che poi lessi quando ero piccolo. Quindi, per chi non l'ha letto, il primo libro da leggere per capire un po' anche quello che c'è nella testa di Rancore, Viaggio al centro della Terra. Esatto, questo ovviamente è un libro che mi ha accompagnato proprio quando ero piccolissimo. Uno invece che mi ha accompagnato quando ero un po' più grande è Il giovane Holden di Salinger.
Giovane Holden, diciamo, mi ha cambiato proprio radicalmente, mentre l'altro era più dire essere felice d'essersi finalmente letti quello che per me era impossibile, cioè un libro, perché quando c'hai 6 anni non so quanti libri uno si legge, quindi già era un bel arrivo. Poi guardate che mattone, quindi insomma. E invece il giovane Holden mi ha stupito, perché me lo dettero a scuola, cioè nel senso come compito. Poi quando lo lessi mi resi conto che l'avrei dovuto leggere indipendentemente dalla scuola. Avevo all'incirca 15 anni e mi ricordo che stavo in Lapponia, che avevo un amico in Lapponia che gli dovevo portare una cosa, e quindi sono andato in Lapponia a portargli da solo. In Lapponia a portargli questa cosa. A 15 anni? Sì, a 15 anni. E vabbè, praticamente lì mi lessi sto giovane Holden. Voi dovete capire, in Lapponia non c'è un'anima, non c'avevo né l'acqua calda né niente, perché comunque l'acqua la scaldavamo dentro una sorta di forno e la prendevamo dal lago, facevamo il fuoco per cucinare e non c'era nessuno. Cioè la prima casa era di un falegname che stava tipo a, non lo so, 1,5 km dentro un bosco che sembrava Blair Witch Project. Quindi, e niente, mi sono letto il giovane Holden, che è una storia nordica comunque, quindi stando a nord mi ha toccato ancora di più. Era diverso che se mo leggevo a Gibuti, ovviamente. La cosa interessante è il cambiamento ovviamente psicologico che fa il ragazzo leggerlo a 15 anni, lui qua ce n'ha, mi pare, 17-18. Leggerlo comunque a quell'età è stato molto importante, e soprattutto il suo modo cinico di vedere le cose, che poi si modifica nel corso del libro. Questa è cioè una storia che non è solo fuori, ma è una storia che è dentro. Ed è, mi interessano molto le cose. Ecco, viaggio al centro della Terra, non è viaggio nelle stelle, è viaggio dentro la Terra. Quindi ti fa capire, però allo stesso tempo loro si muovono e devono scoprire un qualcosa che poi risaliti in superficie risarà utile. La stessa cosa fa il giovane Holden, fa un viaggio dentro di sé per arrivare al centro della Terra, poi ritorna in superficie, che ovviamente ha passato un'avventura dura, pericolosa, che l'ha cambiato, però pure che l'ha fatto crescere e l'ha fatto evolvere. Parlando con te in questi giorni per preparare la puntata, ho capito che un tema ricorrente che ti è molto caro è il collegamento tra quello che c'è dentro e quello che c'è fuori. Sì. E viaggio al centro della Terra, un po' lo dice anche nel titolo. Esatto. Il giovane Holden è un percorso interiore di una persona, e poi avremo modo di esplorare ancora meglio questo concetto. Tu mi hai parlato di ponti e dopo mi parlerai e ci parlerai ancora meglio di ponti. Sì. E capiremo tu cosa intendi per ponti. Però ci hai un po' spiazzato invece con la terza scelta. Sì, la terza scelta è abbastanza interessante, è una cosa che ho letto da poco, non, cioè nel senso non proprio da pochissimo, però non è una cosa che ho letto da piccolo, ma fa parte comunque dell'ultimo periodo. E secondo me io consiglio a tutti, se devono leggersi qualcosa, di provare, perché non è detto che vi piaccia, di provare a leggere qualcosa che ha scritto Bruce Lee. Bruce Lee, a parer mio, è uno dei, nel 1900, uno dei personaggi più importanti, perché ha fatto tutto quello che è necessario per cambiare in un certo senso le cose, sia nel pratico sia nello spirituale, e sia in una forma artistica di espressione. Quindi vabbè, senza magari che mi perdo troppo, ve leggo un pezzo. Abbiamo la fortuna questa sera qui di Ana Cosetta e su Radio Sonica di ascoltare Rancore, che regge Bruce Lee. Il titolo è: che cosa non è il Jeet Kune Do? Sia chiaro una volta per tutte, io non ho mai inventato un nuovo stile, composito, modificato o diverso, cioè basato su una forma distinta e su leggi, come separato da questo stile o da quel metodo. Al contrario, spero di liberare i miei compagni da ogni attaccamento agli stili, ai modelli o alle credenze. Allora cos'è esattamente il Jeet Kune Do? Letteralmente jet significa intercettare, fermare, kun significa pugno, do significa la via, la realtà ultima, quindi la via che intercetta il pugno. Ricordate che Jeet Kune Do è soltanto un nome, uno specchio in cui ci si vede riflessi. Non mi interessa e non mi riguarda il suo nome, mi interessa di più il suo aspetto liberatorio. Diversamente dall'approccio tradizionale, non c'è una serie di regole, una codificazione di tecniche, eccetera, che costituiscano il cosiddetto metodo di combattimento del Jeet Kune Do. Tanto per cominciare, non esiste proprio un metodo di combattimento. Creare un simile metodo è praticamente come mettere dell'acqua in un pezzo di carta da pacchi e darle forma. Anche se oggi ci sono tante futili discussioni, ad esempio sulla scelta dei colori, del tipo di carta, eccetera.
In breve, dunque, il Jeet Kune Do non è una forma speciale di condizionamento con una serie di credenze e un approccio particolare. Non si accosta al combattimento da una certa prospettiva, ma da tutte le prospettive possibili. E anche se il Jeet Kune Do utilizza tutti i modi e gli strumenti per raggiungere il suo scopo, dopotutto l'efficienza non è altro che ottenere risultati, non ne viene affatto limitato e per questo è libero. Definire il Jeet Kune Do come uno stile, Kung Fu, Karate, Kickboxing, combattimento da strada di Bruce Lee, eccetera, significa mancare del tutto il bersaglio, semplicemente perché il suo insegnamento non si può ridurre a un sistema. Se il Jeet Kune Do non è uno stile né un metodo, alcuni potrebbero pensare che si tratti di qualcosa di neutrale o di indifferente. Tuttavia non si tratta di nessuno dei due, perché il Jeet Kune Do è contemporaneamente questo e non questo. Quindi non è naturalmente contro o a favore di nessuno stile. Per comprenderlo pienamente bisogna trascendere dalla dualità del a favore di o contro di e guardare al tutto organico. Nell'assoluto semplicemente non vi è distinzione, tutto è. Un buon praticante di Jeet Kune Do si affida alla diretta intuizione. Spesso mi viene chiesto se il Jeet Kune Do sia contro la forma. È vero che non ci sono modelli prestabiliti o kata nell'insegnamento del Jeet Kune Do. Tuttavia sappiamo attraverso l'istinto percepire del corpo che in ogni movimento fisico e in ogni individuo c'è sempre un modo efficace e vivo di raggiungere il fine dell'esecuzione, cioè riguarda la potenza appropriata, all'equilibrio del movimento, all'uso efficace ed economico del movimento e dell'energia, eccetera. Una cosa sono i movimenti vivi, efficaci, che liberano, un'altra sono i modelli sterili e classici che accecano e condizionano. Inoltre esiste una sottile differenza tra il non avere forma e l'avere una non forma. La prima è ignoranza, la seconda e trascendenza. E siamo qui in diretta su Radio Sonica, abbiamo il piacere di sentire un altro estratto letto da Tarek Rancore. Sì. Cosa allora, hai scelto? Allora, questo in realtà è una piccolissima parte, molto più corta di quella di prima, però vi spiegherà bene perché mi vedete sempre col cappuccio e sempre abbastanza coperto, e il motivo per il quale ho fatto un disco che si chiama Silenzio, un pezzo che si chiama L'Architetto. Questa cosa che leggerò è tratta da un libro, si chiama La piuma blu. Si chiama Abbecedario dei luoghi, la piuma blu, abbecedario dei luoghi silenti. C'è un'accademia, si chiama l'Accademia del Silenzio, che ha scritto questo libro. Sono una serie di architetti che hanno selezionato i luoghi più silenziosi della città, in quanto il silenzio è uno dei beni più preziosi e praticamente è una cosa impossibile da riprodurre all'interno di una città che ha comunque un rumore di fondo pari a quello, non lo so, post Big Bang. Quindi invece ci sono dei luoghi in cui il silenzio viene protetto e mantenuto. Questo è un abbecedario dei luoghi silenti e vi leggo uno dei luoghi, ovviamente come ben vedete, diciamo il mio luogo preferito del silenzio, che è appunto il mio cappuccio. Il mio cappuccio si può anche definire cucullus. E quindi vi leggo questa parte, scritta da Marco Ermentini, che fa circa così. Mio figlio indossa sempre felpe con il cappuccio. Quando l'incontro per strada con i suoi amici, da dietro sono tutti uguali. Si vede una serie di cappucci variopinti che spuntano dai giubbotti. Sembrano un gruppo di francescani in gita. Pensandoci bene viene in mente il messaggio di Francesco d'Assisi, uno dei più grandi rivoluzionari dell'Occidente, un concreto esempio di un uomo che ama gli altri senza pretendere di migliorarli, che ama e lascia essere senza giudicare. Conclusione? Un pensiero esplosivo. Francesco concepisce il piccolo cappuccio, cucullus, che i monaci portano come un ammonimento a conservare in ogni istante l'innocenza e la semplicità dei bambini. Ed è proprio anche partendo da questo piccolo indumento che scaturisce la capacità di fare il vuoto in sé, di creare il silenzio necessario alla liberazione delle catene del nostro smisurato io. Ci racconti cosa lega Bruce Lee, Michael Jackson, il cappuccio e il silenzio? Sì, allora Bruce Lee, ovviamente quello di cui lui ti parla è che questo essere dinamici, questo non fermarsi, non stagnarsi, lui ti spiega la cosa più potente del mondo e la cosa più gentile del mondo, cioè l'acqua. L'acqua si arrende subito, si apre subito, non ha una forma, non è né carne né pesce, è trasparente, non so come spiegare. Fondamentalmente l'acqua, che è la cosa più debole, risulta anche la cosa più forte. Motivo per il quale la frase più famosa di Bruce Lee è: diventa acqua, amico mio, be water, my friend.
Questo significa, in un combattimento vivi il momento, non avere stile, non avere regole, usa quello che accade, diventa come l'acqua, prendi la forma del recipiente che ti contiene. In questo caso invece si parla di silenzio, quindi come creare il vuoto in sé. Il vuoto in sé che tu crei dentro al cappuccio è anche il silenzio, appunto, tanto ricercato da questi architetti. Ma Bruce Lee parla di vuoto anche nel momento in cui ti parla, appunto, del tuo essere come l'acqua, che appunto cambi continuamente, filtri in ogni punto. Lui ti dice, anche in altre parti che non vi ho letto, lui ti dice appunto di creare il vuoto all'interno di sé nel momento in cui tu non sei più nulla, potrai adattarti a tutto quello che la natura ti sta mettendo davanti, danzando liberamente nei confronti di tutti gli ostacoli che inevitabilmente la natura ti metterà davanti. Quindi questo creare il vuoto di sé io lo ritrovo tantissimo anche in altre cose che mi hanno cresciuto, come Dragon Ball, che sembra una stupidaggine, ma per creare un'onda energetica, visto che l'energia si muove nel vuoto, io devo riuscire all'interno delle mie mani a creare il vuoto, ed è soltanto all'interno delle mie mani, creando il vuoto, che io all'interno potrò sviluppare la mia onda energetica. A seconda dell'energia con la quale riesco a riempire questo vuoto, che l'onda energetica aumenta. E credo che anche Goku, non vorrei dire una stupidaggine, se lo traduci proprio la parola Goku, credo che derivi da un qualcosa come colui che crea il vuoto. E fondamentalmente questa creazione del vuoto all'interno di sé, come dice un altro punto di Bruce Lee, il Kung Fu non è aumentare se stessi, il Kung Fu è diminuire se stessi, è togliere tutto il superfluo per riuscire ad arrivare appunto a essere talmente vuoti da non avere forma e avere tutte le forme allo stesso tempo. Ed è lì che in qualunque fase in cui la natura si fa sentire, tu riuscirai a danzare, tra virgolette, a combattere, in maniera coordinata, facendo proprio quello che dalla natura ti è richiesto probabilmente in quel momento, solo che tu la vedi come un problema, in realtà devi solo ballare. E come si arriva da questo al cappuccio? Il cappuccio funziona da, fondamentalmente aiuta a creare il vuoto in sé, a creare quel silenzio necessario per riuscire a essere tra virgolette più liberi. Sembra un'aggiunta, in realtà diminuisce all'interno di una situazione ovviamente di pericolo. All'interno di una situazione non di pericolo, no, è ovviamente una cosa in più. Ma all'interno di, ad esempio, un inquinamento sonoro, creare il silenzio all'interno del proprio cappuccio significa ritrovare a essere talmente tanto vicini a se stessi da potersi autoeliminare. In poche parole, autoeliminare intendo dimenticarsi di se stessi, conoscersi al punto da potersene dimenticare, proprio perché riesce a starci vicino. E In questo senso il cappuccio è una protezione, e bisogna capire che la maggior parte dei pericoli, secondo me, più gravi della vita, uno neanche ci pensa la maggior parte delle volte, stanno dietro l'angolo. Tipo adesso io mi giro, qui vedo Dracula, c'è un manifesto di Dracula. Secondo me io il cappuccio, infatti, me lo sono messo da quando sono salito qua, perché quel manifesto di Dracula è diciamo fondamentalmente un po' sembra un disegno. Invece tante volte nella vita ti ritrovi di fronte appunto a pericoli che non sembrano pericoli ma potrebbero esserlo. Dracula è proprio l'esempio appunto della persona che diciamo di quello che in un certo senso riesce ad affascinarti al punto da riuscire poi anche a succhiarti il sangue. Per quello cito Dracula, che è importante come, diciamo, nemico incredibile ma fondamentalmente poi in un certo senso pratico e meno fantasioso, anche vero. Che tra l'altro spesso anche Dracula viene ritratto con il cappuccio, quindi anche chi attacca poi ha bisogno di difendersi, certo, in qualche modo, no? Certo, alla fine se tu vai a vedere, non so come dire, il frassino come legno è utilizzato per fare svariati tipi di bacchette magiche, se voi vi studiate come si fanno. Tanti tipi di bacchette magiche si fanno col frassino a seconda di quando sei nato, ma guarda caso è lo stesso legno che se ci fai una croce e gliela pianti nel cuore ammazzi il vampiro. Sono convinto che il vampiro con in mano il frassino potrebbe fare grandissime magie, dunque è il frassino che lo uccide. E poi, detto questo, per chiudere, Michael Jackson che c'entra? Michael Jackson c'entra perché Michael Jackson ha un cappello bianco dall'inizio della sua cosa, ed è fondamentalmente, ha voluto mantenere attraverso quel cappello, a parer mio, anche la fanciullezza. Ecco perché all'inizio di Smooth Criminal si vedono due bambini che vedono sto Michael Jackson entrare e ballare facendo un culo così a tutti,
anche utilizzando il cappello, che è una sua forma di protezione ma anche un'arma in quel caso, ed è una metafora molto interessante soprattutto per il fatto che è vestito di bianco. E qual è il collegamento tra Michael Jackson e San Francesco? San Francesco diceva la stessa identica cosa, nel senso diceva, come ho letto qua, che fondamentalmente creare il vuoto in sé è come quando un bambino costruisce un castello di cuscini. Vuole creare un silenzio, vuole isolarsi da tutto il mondo, ed è in quel silenzio che si nasconde la sua fanciullezza, la sua fantasia. E, a parer mio, San Francesco, e il motivo per il quale quei monaci si vestivano col cappuccio, era uno dei modi appunto per proteggersi e per richiamare questa fanciullezza, che poi alla fine, essendo San Francesco anche un po' un giullare di Dio, è la fanciullezza quella che ti fa vivere questo gioco che Dio fa con te come un gioco, altrimenti risulterebbe una violenza talvolta la vita. E quindi Michael Jackson lo fa nello stesso modo. Fa nello stesso modo, si protegge, mantiene la fanciullezza e crea il vuoto in sé. A parer mio, oltretutto, ne ha fatte di Michael Jackson le cose. E tra poco capiremo perché ci siamo ascoltati questo brano. Questa trasmissione si chiama Raccontami di te. E per chi è in sala chiedo scusa se ogni tanto ripeto le stesse cose, ma ci sono delle persone che magari si connettono da casa e non sanno che questa è un'intervista e che abbiamo qui con noi direttamente da una cosetta al Pigneto. Anzi, se siete in giro potete ancora venirvi ad affacciare qui, Tarek Jurcic in arte Rancore, e io sono Alessandro Pieravanti e questa è la sesta puntata di questa trasmissione che va in onda su Radio Sonica. La caratteristica di questa trasmissione è che il pubblico può interagire da casa in due modi, da casa o dalla sala. Io lancio un sondaggione ogni settimana e chiedo qualcosa di particolare sull'ospite che poi andiamo a scoprire a fine puntata. Quello che ho chiesto riguardo Tarek è stato qual è, e questa è una curiosità su di lui, qual è la seconda lingua che parla Tarek dopo l'italiano, o forse la prima, non lo so, comunque una lingua che parla Tarek molto bene oltre l'italiano. E abbiamo avuto le risposte possibili, erano l'inglese, il tedesco, il giapponese, l'arabo, il polacco, il portoghese, il francese, il turco. Scopriremo a fine serata qual è un'altra lingua che Tarek parla benissimo. Abbiamo avuto già tantissime risposte, se volete rispondere anche adesso da casa o da qui potete farlo con lo smartphone cercando il link nell'evento. E non si ferma qui perché è possibile fare delle domande. E sono arrivate già tantissime domande. Io approfitto di questo tempo per leggerti una delle domande che ci sono arrivate da casa, perché è giusto anche interagire con chi ci ascolta. Io vado senza filtri e la cosa bella è questa. Vediamo un po'. Ti chiedono: ti sei mai trovato in mezzo a una retata? Ma non mi chiedere perché te lo chiedono, io leggo semplicemente le domande che arrivano da casa. In mezzo a una retata, no. No, però mi sa che l'ho scampata per molto poco. Quindi diciamo che siamo molto fortunati ad averti qui, perché ci è mancato vabbè. Poco. Vabbè, poi magari se succede, non lo so, però comunque. Ti chiedono poi dove posso trovare l'album Rifiuto, che è introvabile. Allora, credo in un universo parallelo che non è questo. Perché? Spiegaci, io non... Perché non c'è un album, cioè almeno in questa realtà mi pare che non ci fosse. Poi probabilmente ci saranno tra i 150 e i 162 versioni di Tarek che hanno fatto un album che si chiama Rifiuto, visto che Tarek in questa versione è un rifiuto, però ha deciso di non fare un album che si chiama così per ora. O magari arriverà nel futuro e quindi questa è una domanda dal futuro. Dal futuro, magari sì. Qual è il significato della croce sulla lavagna nel video di Sunshine? Ma la croce unisce due cose, un mondo verticale a un mondo orizzontale, no? È la cosa più semplice che uno può vedere in una croce, anche quella più tramandabile. Forse è il motivo per il quale hanno fatto le croci, che è un po' un più in un certo senso, visto che all'interno del video di Sunshine si vede questo matematico che appunto c'ha una formula. Alla fine, per assurdo, la cosa più semplice, cioè l'addizione e l'unione tra una serie di cose, porta poi a riunirsi lui, a comprendere in un certo senso quello che può essere quello che lui cercava in quel momento. E diciamo, all'interno del video è come se un po'
è come se un po' morisse la sua ricerca nel momento in cui lui aveva trovato la soluzione. Quindi c'è questo doppio senso tra il più che resta nell'equazione, la croce, che appunto la telecamera si gira e sembra sempre di più una croce, e appunto l'unione che è proprio sia nella croce come concetto, sia nell'addizione. A proposito di video, di canzoni e di rap italiano, noi abbiamo ascoltato un brano scelto da te. Ci dici due parole sul perché hai scelto questo brano? Allora, io ho scelto Due Buoni Motivi featuring Masito. Il pezzo si chiama Paure, nell'EP dei Due Buoni Motivi. Ora non mi ricordo bene l'anno, mi ricordo soltanto che ero veramente pischello. E diciamo che ho scelto questo brano perché alcuni brani mi hanno avvicinato al rap italiano. Questo mi ha avvicinato in un certo senso a quello che è l'hip hop a 360 gradi, perché parla di writing. Questo brano parla, il video mi ricordo era girato in zona mia, la metro Nomentana, scusate, la stazione Nomentana dei treni. E non so come spiegare, c'è questa atmosfera che io sento, in cui sento che Roma, o comunque la città, era tutta collegata, le scritte sui muri erano collegate a queste voci di video che magari passavano di notte in televisione. Mi si è aperto un po' un mondo attraverso quel pezzo, e soprattutto il fatto che l'ultima strofa è con uno storytelling. È stata una delle prime volte in cui ho sentito un vero e proprio storytelling dentro a un rap in italiano, e ho capito che si poteva anche raccontare una storia come se fosse appunto una narrazione vera e propria, non soltanto tante immagini messe vicine, ma un susseguirsi di cose che accadono, che poi ti portano a visualizzare quella cosa. Questo mi faceva, cioè insomma, mi ha sempre colpito tantissimo di quel pezzo, e tutt'oggi lo fa. Mi rendo conto che è una domanda molto generica, che è anche difficile rispondere o dare degli elementi specifici, però qual è la tua impressione sul rap di oggi? Cosa ti piace, cosa non ti piace? Pensi che ha preso una deriva strana il rap nelle scuole, il fatto che si sia molto abbassata l'età delle persone che l'ascoltano? Voglio sapere il tuo punto di vista, visto che comunque, pur essendo anche tu molto giovane, sei tanti anni che segui questa scena, quindi probabilmente una delle persone più indicate a parlarne, perché contemporaneamente sei comunque uno di una generazione che si confronta con dei coetanei che ascoltano questa musica, però ne fa parte e lo fa da tantissimi anni. Sì, ma il rap italiano è cambiato tantissimo negli ultimi anni, non è più, cioè ovviamente è tutta un'altra storia, una volta non giravano né i soldi né proprio i canali, erano diversi quelli in cui il rap si muoveva. Oggi si muove nei canali ufficiali, oggi tutto quello che è la cultura italiana è stata presa dal rap, almeno per quello che vedo io, dai programmi televisivi alle radio, ai dischi più venduti, ai video più pagati, agli sponsor più ricercati. Tutto si incentra su il vecchio pop, che rimane sempre, ma comunque il rap sta prendendo comunque una piega molto più grossa di quello che era qualche anno fa, ed è sempre in salita. In salita ovviamente significa che deve parlare a un pubblico sempre più grande, per parlare a un pubblico sempre più grande diventa una cosa tra virgolette come le altre, un po' come il calcio, come altre cose nelle quali insomma chiunque ne può parlare. Ora, fondamentalmente, come il calcio appunto, resta comunque un qualcosa secondo me di positivo, indipendentemente che intorno poi si creino dei brutti sistemi o delle scelte magari che possono non essere apprezzate o non così elevate culturalmente. Ovviamente poi, se uno va a vedere il rap italiano come soltanto quello che magari sta in televisione e gira, è ovvio che è facile poi parlarne anche non bene, insomma, non ci vuole niente, no? Sì, sì, sarebbe molto semplice, anche un po' scontato. Invece quello che voglio dire è che sicuramente una cosa è successa, c'è una varietà molto più ampia, un ventaglio di persone che lo fanno, di stili molto più ampio, quindi se vuoi sentirti quello che si ascoltano tutti, puoi ascoltarti il rap, ma se vuoi sentirti qualcosa che non si ascolta nessuno, puoi sentirti il rap. E questo già in un genere è molto figo. Ma ci dici la tua sul fenomeno della trap, e della trap che in particolare si fa in Italia? Ma c'è qualcosa che ti piace, oppure ti sembra un fenomeno destinato a scomparire, come è stata un po' la moda del rappare su drum and bass o dubstep di qualche anno fa, che tutti hanno fatto dischi dubstep? Nel senso, tu la vedi come una cosa del genere, oppure che ne pensi? Guarda, purtroppo non te lo so dire, io cioè non... secondo me avrà una durata leggermente
più lunga di almeno in Italia, per quello che, anche perché già lo è stata, cioè già dura da più tempo di quello che in un certo senso è durata la dubstep o la drum and bass, cioè già, e soprattutto è arrivata molto 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 più su, quindi non so quanto non posso dire se durerà poco o tanto, dipenderà molto più da cose alla fine casuali. Definirlo semplicemente dal genere è molto complesso, nonostante è un genere che si presta al futuro, in quanto è molto, non so come dire, prima di tutto il cantante è molto in primo piano, e come noi ben sappiamo, da un certo punto in poi i cantanti sono diventati, diciamo, delle divinità. Tutto quello che valorizza il cantante, secondo me, è un po' la direzione che sta prendendo il futuro. Questa voce dove addirittura le sporche sono diventate musicali, quello che una volta erano sporche che io facevo sotto, oggi invece sono molto più musicali, molto più arrangiate, quindi e ovviamente la musica tende un po' a minimalizzarsi proprio per dare spazio a una voce che è diventata non solo musicale, ma anche palesemente quasi suonata anche la voce con strumenti appositi. In un certo senso è assurdo, è come se il produttore apparentemente sembra che faccia meno lavoro, invece fa pure un po' per il cantante, perché se la voce è tutta suonata e lavorata così, parte della voce, cioè metà della voce l'ha fatta il produttore. Non so se mi spiego. Io, assolutamente, io vedo che proprio per queste cose che ho elencato non è un lavoro fatto così per caso, solo perché, cioè, c'è un lavoro dietro. Tutte le persone che hanno fatto bei pezzi trap, secondo me, hanno fatto un lavoro dietro anche con un'idea musicale, nel senso, tolgo dalla base e riempio tutto con quello che può essere i vari modi in cui la voce può cambiare di tono, sporcare fino a diventare però musicale. C'è un pezzo trap che ti piace degli ultimi anni uscito in Italia? No. E anche questa è una risposta, e quindi noi ce la prendiamo, facciamo un applauso a Tarek Rancore, che abbiamo qui ospite questa sera. Raccontami di te. È successa una magia in questa trasmissione, ovvero che nelle scorse puntate ho ospitato altri tre amici che come te fanno il rap, e in particolare è venuto nella prima puntata Elio Germano, che è anche un attore, ma al suo gruppo che si chiama Bestie Rare. Poi è venuto Piotta a trovarci, e poi è venuto Danno con le del Fomento. Tutti quanti, sentendo questa base, sono partiti in freestyle. Io penso che nessuno meglio di te può farci sentire qualcosa. Almeno questo è il mio parere. È il mio parere, perché lo sai che sono un tuo fan, grazie, oltre che amico. Quindi a tutti voi, Rancore. Vado? Vai, fratello. Via? Mi dai il via? 3, 4. Ok. Qui sta Rancore in freestyle, aspetta, questa roba sai non va di fretta. Ora arrivo qui, non son felice dentro una casetta, al massimo parlo dei cazzi miei a una cosetta, ed è per questo levo tutto come una ceretta. Ma quando arrivo qui lo sai io non vado di fretta, e quando tu scambi una borsetta con un ermellino come se l'ultima cena fosse una cenetta, ma non è un caso che adesso questa roba arriva qui e non va di fretta. Per questo che adesso arrivo qui, tu lo sai c'è l'MC, e tu lo sai non farò mai kata come Bruce Lee, ed è per questo tu lo sai vado avanti tutti orienti. Io sono l'abbecedario dei luoghi silenti, per questo che ho portato la mia crew, e tutti quanti sulla felpa ci hanno disegnata una piuma blu. Non è un caso che adesso non c'è guerra, al massimo risalgono gli spiriti dal centro della terra, per questo che adesso vado avanti e non c'è lite. Ero piccolo in Messico che ascoltavo Beatles, ed è per questo che ora vado avanti dagli anni scorsi, ascoltavo i Beatles e i Rolling Stones, è per questo che ora arrivo qua. È strano, io vado avanti e tutti quanti su una mano, questa roba arriva qui e spinge il flow. Non avete alzato le mani, io sì però, e non è un caso che adesso vado avanti, tu lo sai io sembro il diavolo, per questo mi alzo a sti ragazzi vomito sul tavolo. Così, tanto per fare, lo sai dopo fama a botte? No, dai vi offro un cocktail, boh. Ed alla fine tu lo sai che questa roba va avanti, e sono qui con Alessandro Pieravanti. Non è un caso questa roba arriva, e non è un caso che adesso perdo la saliva. Se adesso arrivo qui lo sai che rappo strano, però da stamattina, per questo era meglio che mi perdevo già dall'ultima rima, e poi smettevo, e questa roba si coagula come il sangue a terra, e poi si incassa Dracula. E non è un caso, tu lo sai che dico quello che ti voglio dire col flow, è Jet Kundo.
E io ogni volta che ascolto questo brano mi immagino che ci sei tu sull'autobus che lo scrivi. Ci vuoi svelare se almeno un pezzetto l'hai scritto sull'autobus? L'ho scritto sui mezzi, sì. Metro, autobus. C'è qualcuno di questi che è uno che hai visto la faccia e hai detto: secondo me questa qua fa l'insegnante di danza? Oppure cioè... Ma quando uno gira sui mezzi fondamentalmente cerca di trovare appunto la chiave di quello che sta vedendo per raccontarlo, nel momento in cui ovviamente ha deciso di scrivere sui mezzi, ovviamente osserva il mondo in un modo completamente diverso da come lo osservi nel... semplicemente pensando a dove stai arrivando, no? Tu prendi un mezzo, puoi decidere di vedere quello che accade anche durante il viaggio oppure di pensare solo ad arrivare. Nel momento in cui scrivi sui mezzi, sicuramente è uno dei modi migliori per vivere anche il viaggio in un certo modo. Quanto tempo fa l'hai scritto Capolinea? Capolinea l'ho scritto nel 2012, una cosa del genere, sì. Ed è un brano che tuttora continui a fare dal vivo, che per te significa molto, giusto? Sì, certo. Sì, molto, è molto importante anche perché mi piace questo collegamento che c'è tra le persone della prima strofa e le persone della seconda strofa, che in un certo senso sembrano staccate, ma sono tutte collegate all'interno di questi nomi che io cito. Quindi, nonostante i nomi in teoria ascoltati così di primo impatto non hanno alcun senso, tra virgolette, però poi collegati agli altri nomi che io dico appunto e soprattutto gli eventi che accadono, permettono di farti capire come i punti di vista in qualunque evento ci sono due punti di vista, due aspettative, due speranze diverse, due sogni diversi, due paure diverse, che però poi alla fine a livello materiale va a finire in un evento molto molto semplice come prendere o perdere un autobus. E mi sembra uno spunto veramente interessante. E per passare alla prossima rubrica, che è un'altra di quelle dove il taccuino è utile, ovvero prendere appunti per poi andarsi a vedere i consigli per passare delle serate gradevoli dati da Tarek, da Rancore, parliamo di cinema. Quindi sentiamo qual è uno dei film che ci consiglia Tarek e perché. Beh, allora, non posso che consigliarvi forse il mio film, uno dei miei film preferiti. Diciamo, sono due in particolare. Uno è molto complesso e magari un po' meno comprensibile, ma ugualmente, secondo me, comprensibile, interessante. E un altro invece è molto più famoso. Quello più famoso è Matrix, che probabilmente tutti voi avete visto. Che io però da quando sono piccolo che guardo e riguardo, credo, non lo so, una volta a settimana, ho molto approfondito quello che può essere appunto quella logica. In un certo senso il mio mondo, il mondo nel quale vivo, sarà che sono tanti anni appunto e guardo quel film, credo di averlo abbastanza capito anche nei suoi simboli nascosti e non, anche in quelli più semplici. Credo di vivere in un mondo un po' matrixiano, chiamiamolo così. Ci vivo al punto che in realtà il film Matrix non è che io lo condivida tantissimo, cioè nel senso non condivido quello che il Matrix ti vuole far capire, cioè ti vuole far capire che tutto quanto è fittizio, è programmato, però ad un certo punto nella modernità questo assomiglia tantissimo a dirti: il potere ce l'abbiamo tutto noi, non so come spiegare, il potere niente è in mano tua, al punto da, mentre io prima vedevo un palazzo e provavo odio verso il palazzo in quanto lo vedevo come una costruzione, una sovrastruttura della realtà, ecco perché ho sempre giustificato chi va, che ne so, a scrive sul palazzo, a scarabocchiare il palazzo, è un esprimere la rabbia di quello che, ma anche per scrivere, proprio, anche per fare proprio uno scarabocchio sul palazzo. Non, nel senso, pure se scrivo Forza Roma, comunque ha il suo senso. Prima di Matrix, dopo Matrix anche un albero non c'ha più senso, perché pure l'albero è fatto appunto, è un programma. E quindi anche nella natura, che era quella che poteva essere un rifugio fuori dall'urbanizzazione, dopo il film Matrix non lo è più neanche quella. Nonostante tutto io credo che Matrix spieghi molto bene lo stato mentale. Sarà che Matrix ci ha aiutato un po' ad arrivarci, quello sicuramente. Però allo stesso tempo cerca di spiegartelo in questa ottica molto anche ermetica, in cui appunto cerca di far capire quello che è un po' la modernità e quello che è
l'ultima delle vite che c'aveva Gesù Cristo, a parer mio. Cioè, l'ultima vita di Gesù Cristo è quella che ti spiegano in Matrix. Morto Neo è l'ultima possibilità che Gesù Cristo aveva di vivere in un mondo modernizzato di computer. Infatti Neo è uguale a Gesù Cristo, identico. E noi ce l'andiamo a sentire proprio dalle parole di Neo e di Morpheus e poi le commentiamo. Morpheus in questo caso è San Battista. Lo commentiamo insieme a te. Vai, vai. Va bene, ce lo sentiamo e poi ci spieghi perché Morpheus è San Battista mentre invece Neo è Gesù Cristo, va bene? Sì. Questo è Struttura, il nostro programma di caricamento. Possiamo caricare di tutto: vestiti, equipaggiamento, armi, addestramento simulato. Tutto quello di cui abbiamo bisogno. E in questo momento siamo all'interno di un programma. Abbastanza facile da capire. Abiti diversi, spinotti nelle braccia e in testa assenti. Anche i tuoi capelli sono cambiati. Il tuo aspetto attuale è quello che noi chiamiamo immagine residua di sé. La proiezione mentale del tuo io digitale. Questo non è reale. Che vuol dire reale? Dammi una definizione di reale. Se ti riferisci a quello che percepiamo, a quello che possiamo odorare, toccare e vedere, quel reale sono semplici segnali elettrici interpretati dal cervello. Questo è il mondo che tu conosci. Il mondo com'era alla fine del XX secolo. E che ora esiste solo in quanto parte di una neurosimulazione interattiva che noi chiamiamo Matrix. Sei vissuto in un mondo fittizio, Neo. Questo è il mondo che esiste oggi. Ancora che ci ha appena consigliato di ascoltare Marilyn Manson, Rock is Dead, perché? Perché è uno dei brani contenuti nella colonna sonora di Matrix. Di Matrix, sì. Siamo sentiti il dialogo tra Neo e Morpheus. Esatto. E qui è un po' quando, prima ho detto San Battista, qui è un po' quando lo battezza. Quando Neo è in un certo senso scollegato dalla sua presenza in Matrix e entra nel mondo reale. Quello è il battesimo, tra virgolette. La presa di coscienza. La presa di coscienza, sì. Attraverso un rito che poi prevede una serie di fasi, in particolare una decina di fasi, dove lui appunto arriva a conoscere se stesso, a capire che all'interno del programma, all'interno del suo destino, nonostante tutto è scritto tra virgolette nelle stelle, nonostante l'oracolo gli ha detto che lui Morpheus, cioè il suo San Battista, non lo avrebbe salvato, sarebbe dovuto per forza morire, Neo capisce che lui è un uomo, nel senso in realtà è un uomo, e che l'uomo se ne può sbattere il cazzo delle stelle, se ne può sbattere il cazzo del destino, sbattere il cazzo della natura, e quindi sbattere il cazzo di Matrix. E quindi lui decide di salvare Morpheus, nonostante qualunque cosa gli dicesse appunto che era impossibile salvarlo. Lui decide di salvarlo e lo salva, modifica il Matrix e fa quello che in un certo senso ha fatto Gesù. Si sacrifica, tra virgolette, per tutti quanti, per riprogrammare, per diciamo riequilibrare quello che, che può essere appunto la forma di libertà o di non libertà dell'uomo, in questo caso per renderlo più libero, o comunque per dargli una scelta che non sia soltanto fittizia ma reale. Per quello che faccio questa associazione tra il percorso di Gesù e il percorso di Neo, perché comunque ha tantissime cose in comune, come proprio i Matrix stesso ha tantissime cose in comune col cristianesimo, nonostante sembra assurdo, perché è un film apparentemente palesemente satanico, non so come spiegare, se la vogliamo vedere dal punto di vista cristiano, proprio perché cita appunto il centro della terra. E nel mondo reale tutte le persone vivono al centro della terra, chiamata Zion, quindi c'è anche parecchio di Jules Verne dentro Matrix. Qualunque storia parla del giù e non del su è sicuramente un po' più satanica di quelle che invece parlano del su. Però noi sappiamo bene, come dice appunto Bruce Lee, che ogni cosa bianca ha un puntino nero, ogni cosa nera ha un puntino bianco, quindi anche Matrix è così. Non possiamo definirlo giusto o sbagliato, possiamo definire che ti spiega il mondo nella sua complessità, nella sua totalità. E quindi troviamo attraverso cose anche esoteriche, anche occulte, anche ermetiche,
troviamo una molteplicità di significati in Matrix che permettono anche a uno che vuole appunto vederci una storia biblica dentro di vedercela, in particolare quella di Gesù Cristo, non quella di, per esempio, faccio un esempio, altri film ritroviamo Mosè, in altri ritroviamo Abramo, in tantissimi film che magari noi non ce ne rendiamo conto, ma le storie sono sempre quelle dall'inizio della storia dell'uomo, non è che sono cambiate. La cosa bella è che tu mi hai parlato anche di un altro film di cui io voglio fare un accenno, perché è un film particolarmente bello, perché è preso da un romanzo particolarmente bello. Immaginate la storia in cui c'è questo bambino che con la famiglia deve trasportare uno zoo da una parte all'altra del mondo, e a un certo punto c'è un nubifragio e lui si trova naufrago su una nave. Sono tutti morti, tutti dispersi, lui non sa niente. Su questa nave, che è una scialuppa di salvataggio che sarà lunga 10 metri, si ritrova lui e una tigre, di quelle che stavano trasportando nello zoo. E quindi lui è salvo, ma si ritrova nella relazione con questa tigre. Che cosa succederà? È un altro film che ci ha consigliato Tarek, e mi ha fatto molto piacere quando l'ha nominato, perché è un film bellissimo, si chiama Vita di P, sì. È preso dal romanzo di Yann Martel, che è un romanzo bellissimo. Ci dici qualcosa di questo film? Ah, questo film, ma mi leggo sempre, scusate se è un momento religioso, ma in realtà poi non so perché ho preso questo andazzo oggi, quindi non mi categorizzate, come si dice. Beh, comunque, tornando sempre un po' al discorso tra virgolette religioso, perché in questo film è ovvio che lo sia, perché lui tutto il tempo sceglie, cioè sta cercando appunto Dio, cioè tutto il film lui cerca Dio, gli succedono le peggio cose e lui comunque cerca Dio. Ci sono dei punti interessanti, il film mi ha fatto sia ridere, sia piangere e sia mi ha insegnato qualcosa, ecco perché secondo me è un film bellissimo, cioè nel senso ti dà tutto quello che ti serve. Nella prima parte mi ha fatto ridere nel momento in cui appunto c'è questa sua ricerca di Dio e ogni volta scopre un Dio nuovo, quindi che ne so, va, cerca Krishna, però per sbaglio entra in chiesa e incontra uno che gli parla appunto di Gesù, però quindi la sera si fomenta di Gesù e dice grazie Krishna per avermi fatto conoscere Gesù Cristo, e quello era il, non avete riso, ma vabbè, non la so di come lui, però comunque va bene, era quello il punto che a me mi ha fatto, cioè mi ha aperto la mente e il cuore per poter poi arrivare alla fine del film, no? Il punto centrale invece è nel momento in cui lui a un certo punto sta con la tigre, finalmente è riuscito a gestirsi sta tigre, stanno dentro alla barca. Lui finalmente, c'è un attimo di pioggia, cioè c'è un momento di tempesta, lui finalmente vede la luce uscire fuori dalle nuvole, allora dice, quello è Dio, cioè nel senso è tutto il film che lo sto a cercare, glielo dice pure alla tigre, gli dice guarda, guarda che bello, e guarda caso è proprio lì che aumenta la tempesta. Aumenta a tal punto che la tigre cade in acqua e lui per un attimo ha anche paura della tigre, tu spettatore che guardi hai paura della tigre, e lui appunto fa questa domanda a Dio, gli dice ma perché ci stai facendo questo a me in primis e poi perché gli stai spaventando lei, che bisogno c'è di spaventare appunto la tigre. Oltretutto, e questo è il punto tra virgolette che mi ha fatto piangere, alla fine del film lui continua a soffrire perché anche poi quando arriva a terra si era affezionato alla tigre, ma la tigre resta una tigre, quindi prende e se ne va, non è che lo saluta o diciamo gli dà un bacetto, e lui soffre tantissimo per questa separazione. E alla fine del film però la morale è importantissima, perché c'è diciamo questa persona a cui lui sta raccontando la sua vita e gli spiega che quando poi è arrivato in terra gli hanno chiesto la storia com'è andata, perché nessuno credeva alla storia della tigre, e lui ne ha raccontata totalmente un'altra. E ti riracconta quest'altra storia in un'altra versione molto più, tra virgolette, materialistica e più credibile in un certo senso. E a un certo punto chiede al tipo che lo stava ascoltando. Lui, giustamente, il tipo che l'ascolta dice, io come faccio ora a sapere se è la storia della tigre vera, che comunque è incredibile, o quell'altra? E lui gli dice, a te quale piace di più? E lui gli risponde, a me piace di più la storia, quella della tigre. E P, che è il protagonista, gli risponde, ecco, credo che anche per Dio sia così. Quindi in un certo senso, come diceva San Francesco, siamo giullari di Dio. E dai Foo Fighters, che è un altro brano, tra l'altro scelto da Tarek, torniamo qui, in diretta. Ero ragazzetto proprio quando è uscito sto pezzo, c'è stavo un fissa proprio. Ma è un pezzo che spacca, quindi va benissimo. Poi io so sempre amato lo skateboarding e tutt'oggi, insomma, mai sempre visto in skate l'ultima volta che ci siamo visti.
ormai mi muovo solo così perché mi hanno rubato la macchina, quindi. Però vabbè. Tra l'altro la macchina c'ha il motore nel portabagagli. Sì, c'ha il motore staccato e messo nel portabagagli. Quindi non so come l'hanno rubata, però vabbè. A me basta non mi rubano la tavola, tutto a posto. Quindi fondamentalmente il mio fare skateboarding a 13-12 anni così era quotidiano, e la mattina quando andavo a scuola mi ricordo che c'avevo Foo Fighters a palla proprio, e per skateare so perfetti. E devo dire proprio di sì. E noi immaginiamo questo piccolo Tarek che passa dai suoi viaggi in Messico, in Lapponia, ascoltando i Beatles, leggendo il giovane Holden, che poi approda al rap internazionale, ascolta Eminem, va in fissa per Matrix e poi arriva qua questa sera, una cosetta, dopo aver fatto concerti con migliaia di persone davanti, dopo aver venduto tantissimi dischi, dopo essere diventato, seppur giovane, classe 1989, un punto di riferimento per rap italiano, stimato da persone che, voglio dire, hanno fatto da oltre 20 anni la storia del rap, quale appunto il Colle del Fomento e tanti altri che quando possono fanno dei featuring con lui. Quindi per noi è un grande onore avercelo, perché è veramente... L'onore è il mio. Ha ancora tantissime cose da dire, tante ne ha già dette, e siamo veramente curiosi di continuare ad ascoltarlo. Apriamo una sezione che, da quello che ci hai fatto capire fino adesso, è un qualcosa di cui tu ci vuoi parlare in maniera abbastanza approfondita. Ma raccontaci subito, dai. Cosa ha voluto dire per te viaggiare? Cosa vuol dire... Viaggiare mi ha portato, allora, in un certo senso. E poi scusami, voglio che tu ci indichi un luogo del cuore, un posto che, come prima, dei consigli, dice dovete fare un viaggio, domani andate là. C'è chi ci ha detto andate a Los Angeles, il Danno ci ha detto andate a New York, c'è chi ci ha detto venite vicino alla stufa a legna di casa mia. Ognuno ha la sua risposta, vogliamo sapere alla fine anche la tua di risposta. Ok, ci devo pensare un secondo perché il mondo è bello grosso, non puoi rispondere il tufello. No, e poi soprattutto i luoghi che ho visto, i luoghi più belli che ho visto in vita mia, credo non esistano più. Sono passati troppi anni, perché ero comunque piccolo quando ho avuto la possibilità e la fortuna di vedere alcune cose. Sicuramente questo è successo. Io, sia col fatto che sono mezzo arabo, quindi sono stato portato ad andare più spesso in Egitto per trovare parenti, eccetera. Già questo mi ha portato a uscire fuori dall'Italia e a muovere proprio con tutto quello che è il mio spirito anche in altri posti. Oltretutto l'Italia è un posto dove lo spirito viene stimolato da tante cose. Stessa cosa l'Egitto. Sono tutti luoghi dove anche la spiritualità proprio è forte, piuttosto che altre, piuttosto proprio che la vita quotidiana è una vita forte. Quello che posso dire è che comunque mio padre era in un certo senso quello che può essere definito un viaggiatore in maniera classica, nel senso si era fatto il mondo già più di una volta e aveva iniziato, poi non ha continuato, ma quando io poi sono nato ha già iniziato a farselo poi per mare, quindi ho passato un sacco di tempo a largo io, non so come spiegare. Però una cosa posso definire, ora senza sto a raccontare i viaggi o dove sono stato o dove non sono stato. A un certo punto in poi, diciamo, sono rimasto solo, mettiamola così. Sono rimasto solo e questo mio stare solo mi ha portato a non poter più viaggiare come viaggiavo prima. O comunque a staccarmi da quella logica in cui ovviamente da quando uno è piccolo è anche spinto a fare. E la musica, quello che mi ha aiutato è che mi sono proprio reso conto di questo, è che attraverso la musica, attraverso la creatività, il mondo interno, tu puoi arrivare veramente, veramente lontano, ma davvero, davvero lontano, talmente lontano che io credo che nonostante mio padre abbia fatto due volte il giro del mondo, penso di averlo fatto pure io, in meno tempo di lui in un certo senso, perché ho passato talmente tante ore a scrivere da un certo punto in poi che sono andato talmente a fondo che in un certo senso mio padre ha visto la superficie, ma io ho visto il centro della terra. E in un certo senso ho sostituito quello che era un viaggio fuori con un viaggio dentro. E senza girare tante volte mi rendo conto di percepire quello che c'è, che le persone sentono, che vivono in altri luoghi.
anche senza magari esserci stato. Ovviamente questo anche perché ho visto qualche luogo fuori. Se non avessi mai visto nulla, non saprei neanche concepire una diversità in confronto a questo. Ma avendoli visti, un po' per il sangue che ho e un po' per la fortuna che ho avuto di andare anche ad esempio quando ero molto molto piccolo, mio padre mi portò in India per una ventina di giorni, un mese, non mi ricordo. In questo viaggio fu un'altra grande botta spirituale, perché ovviamente in India vedi di tutto, vi assicuro che vedi di tutto, soprattutto nel 1998. Ci stanno luoghi che ora non esistono più. E se devo consigliare un luogo che in caso non esista più, poi se ci andate me lo dite se non esiste più, c'è un luogo in India, però adesso non mi sfugge la posizione e quindi è abbastanza inutile suggerirlo. Comunque, se vi cercate sulla costa occidentale, c'è una spiaggia che al tempo si chiamava con un nome ovviamente inglese, ovviamente come tutte le cose, si chiamava Paradise Beach, che uno dice, oh, dove sei nato? In California. E invece no, era una parte di spiaggia in un luogo che comunque è importante, credo nella regione di Goa, ora non mi ricordo, o più a sud, in cui le case erano incastrate tra le palme. Cioè c'erano appunto queste palme con sopra queste case. Sembrava quasi un videogioco, non so come spiegare. Ecco, quello è un luogo che secondo me, anche se un mio amico ultimamente ci è tornato e mi ha detto che ci ha trovato un palazzo, però comunque fondamentalmente quello era un luogo, credo, abbastanza indimenticabile, sia per il dormire sulle palme e sia proprio per il fatto che sulla spiaggia c'era una contaminazione che era pari a zero. Cioè non c'era assolutamente quasi nulla, se non qualcuno che aveva costruito queste case sulle palme. A proposito di quello che c'è dentro e quello che c'è fuori, quello che si va a scoprire, chiacchierando l'altro giorno tu mi hai raccontato che molto spesso vai nelle scuole, sì, a parlare con i ragazzi. Io mi sono chiesto, rancore che va nelle scuole, che cosa racconta ai ragazzi? E secondo me è molto attinente con tutto quello che hai detto questa sera, perché evidentemente è qualcosa che ti appartiene in maniera molto profonda, ma è anche attinente con quello che stai dicendo adesso relativamente al viaggio, sì, all'andare fuori, al portare dal dentro al fuori, dicevi. Sì. Io ho visto il centro della Terra, mio padre ha visitato la superficie. Sì. Questo rapporto tra dentro e fuori è un qualcosa che tu racconti nelle scuole. Sì. Ci parli di questa esperienza, di cosa dice, ragazzi, facciamo finta di essere qui in un'aula, facciamo finta che stiamo a scuola, al banco, torniamo indietro nel tempo. Okay. Siamo appena entrati, sono le 8:05 e invece di trovarci il solito professore troviamo Rancore che si presenta e dice buongiorno. Allora io parto sempre parlando, dicendo il motivo per il quale io sono là, nel senso non ha senso che io vada lì a parlare, è ovvio, e nessuno potrebbe pensare che io possa avere qualcosa da dire a persone che stanno oltretutto crescendo. Non sarebbe neanche giusto, almeno che io non pongo i motivi per i quali sono là. I vari motivi per i quali sono là sono appunto il fatto che, come abbiamo detto prima, il rap è cambiato parecchio, il rap ormai è ascoltato da tutti, è una cosa delle quali tutti si riempiono la bocca, ed è anche giusto, secondo me, che qualcuno che abbia visto com'era il rap prima di questa fase lo racconti la sua esperienza. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che investire tutta la propria vita su un qualcosa di creativo è una responsabilità. Avere magari un qualcuno che si prende un'altra responsabilità ancora, cioè di venirti a raccontare le responsabilità che ci sono dietro investire la propria vita dietro a qualcosa di creativo, secondo me è una seconda cosa abbastanza positiva. La terza cosa, che poi ovviamente ti spinge, cioè spinge me ad alzare una bandiera a favore di una vita spesa nella creatività, è proprio questo fattore che attraverso la cosa creativa che tu fai, in questo caso, nel mio caso il rap, ma io poi non chiudo tutto al rap, cioè per me puoi fare qualunque cosa. L'importante è il motivo, ripeto, per il quale tu fai quella cosa creativa o cerchi di divulgarla e di spingerla, è creare appunto un ponte che unisca quello che è il mondo interno, che è quello che tu effettivamente cerchi di esprimere ogni qualvolta apri bocca e gli dai fiato, e il mondo esterno, che è diciamo un po' la natura di prima, che Bruce Lee dice devi combatterci, no? Secondo me creare un ponte è la cosa fondamentale, perché tendiamo a dividere, è un mondo che tende a dividere, civiltà avanzate dividono, e quello che secondo me porta la musica, soprattutto quando la fai cercandola dentro di te,
è portare a riunirti con tutti i pezzi, a riunire tutti i pezzi di te, a ritrovarti. Sempre la storia del cappuccio di cui parlavo prima. E quindi il cercare di sottolineare la funzione, diciamo, unificatrice che ha l'aspetto creativo in una persona tra il mondo che c'hai dentro e il mondo che c'hai fuori è un modo per collegare, tra virgolette, il viaggio al centro della Terra e i viaggi di Gulliver. In un certo senso, un mondo sotto e un castello sopra che vola, nonostante il castello è di pietra. Quindi il mondo del cuore al mondo della mente, il mondo interno al mondo esterno. Oltretutto questo poi mi porta ad arrivare alla fine del discorso a far capire che loro, attraverso quello che hanno di creativo, possono andare ed esprimere quello che vogliono, possono andare dove vogliono e possono esprimere quello che vogliono, proprio perché tu puoi usare le parole di fuori per esprimere il dentro e le parole di dentro per esprimere il fuori. È proprio questo, secondo me, il punto principale, ed è questo il ponte, e da lì tu non hai più limiti, sei libero di poter dire quello che vuoi, di usare le regole per romperle, e romperle per reinventarle, in un certo senso. Ed è molto bello che tu parli di questo ai ragazzi, perché poi è qualcosa che si ritrovano davanti molto spesso. Stranger Things, il mondo di sotto e il mondo di sopra, il Signore degli Anelli, la Terra di Mezzo e Mordor. È sempre un rapporto tra due mondi, e è sempre un cercare di creare un ponte tra due mondi e di un passare da una parte all'altra. Cercando di anche avere una consapevolezza e una coscienza di dove tu stai e della differenza tra questi mondi e del non incastrarsi in un mondo solo, ma del muoversi in maniera sempre dinamica tra un mondo e l'altro. E quello che tu fai è cercare di portare quello che c'è nel mondo di Tarek dentro al fuori, e tu lo fai scrivendo dei testi, dei brani, delle canzoni come questa. E rientriamo qui in diretta da Una Cosetta al Pigneto e su Radio Sonica 90.7. Io sono Alessandro Pieravanti, questa è Raccontami di Te, questa è la sesta puntata, e qui ospite accanto a me c'è Rancore. Questo è il momento in cui annunciamo l'ospite che ci verrà a trovare. La prossima puntata resta segreto e poi lo si annuncia nella puntata in corso. Faccio un po' di suspense. Tra l'altro, questa sigla è perfetta per lui, perché questa sigla che sentite qui sotto è un brano dei Doors che si intitola Soul Kitchen. Bellissimo. Ci aiuta ad introdurre la prossima rubrica, ma anche a presentare l'ospite della prossima puntata. Tra 15 giorni, il 20 dicembre, avremo qui accanto a me, occuperà più spazio di Rancore perché è bello grosso, Chef Rubio, Gabriele Rubini, e quindi la prossima puntata sarà insieme a lui. Se volete, seguiteci da casa o veniteci a trovare qui, faremo due chiacchiere con Gabriele, sentiremo invece quali sono le cose che hanno influenzato lui. Ma questa sera abbiamo qui Rancore, e questo brano ci aiuta a parlare di cucina, e quindi per la prima volta, penso, nella vita di Tarek, davanti a un microfono, abbiamo la fortuna, così come abbiamo sentito parlare il danno della sua gricia con il radicchio, o la pasta e patate di Giancane, o non mi ricordo che ricetta di Piotta, la ricetta che vi consiglia Tarek, cioè Tarek che è uno di quelli che cuoce i wurstel nel microonde, oppure che vi prepara un piatto gourmet. Lo scopriamo questa sera con la ricetta consigliata da Tarek, quindi prendete un'altra volta il fantastico taccuino e segnatevi le dosi. Questa rubrica si intitola Quanto Basta. Che io non dirò, cioè nel senso dirò sempre quanto basta. Quanto basta? Mettetene noi... quanto basta, perché... A noi ci basta. Sì. Allora, quello... cioè stavo pensando, ce n'ho un po', però quella secondo me più interessante e anche rapida sono le polpette di cavolfiore. Che si fanno così. Allora, uno prende, compra un bel cavolfiore, e lo potete fare in due modi: o lo fate al vapore, che ve lo consiglio, è meglio, oppure lo bollite. E una volta bollito o fatto al vapore, che raggiunge una cosa abbastanza morbida, non c'è bisogno di farlo proprio acquoso, cioè nel senso deve essere abbastanza morbido, lo mettete da una parte e lo iniziate a schiacciare insieme a sale, olio. Se volete una barra due uova, a seconda di quanto lo volete fare pesante, e un po' di pepe e del pan grattato per riuscire a fargli raggiungere la consistenza giusta per fare le polpette. Poi prendete il galbanino o qualunque altro tipo di formaggio che fila, lo tagliate a cubi,
Fate la polpetta, mettete il cubo di galbanino all'interno del... Ah no, un'altra cosa, all'interno dell'impastone con pan grattato, sale, olio, pepe e il cavolfiore, mettete anche il parmigiano grattugiato o anche il mix di formaggi, come volete, perché quello gli dà un sapore radicalmente più forte e riempie un po' il sapore dolciastro del cavolfiore. Mettete pure dentro tutta la bustina, uguale, tanto... Se lo prendete già grattugiato, se no grattugiate e vedete voi quanto ce ne volete mettere. Col pan grattato, quando raggiunge continuate ad aggiungere pan grattato finché non raggiunge la consistenza giusta. Fate le polpette, prendete un quadratino di galbanino, lo inserite all'interno della polpetta, richiudete la polpetta, la ripassate intorno al pan grattato, accendete il forno e a forno ben caldo mettete dentro queste polpette e possono stare dentro all'incirca 30-35 minuti. Anche se vi piace il contorno bello croccante, se ce lasciate 40 è meglio, altrimenti va bene pure 35 minuti e vi assicuro vengono una cosa semplice da una parte, strana da un'altra e anche sana, volendo. E torniamo qui in diretta, siamo sui 90.7 di Radio Sonica e ci abbiamo ospite Rancore, Tarek. Io ti voglio chiedere... Ci dici qualcosa di quello che stai facendo? Cosa ci possiamo aspettare da quello che succederà da qui in poi? Tu stai lavorando a dei pezzi nuovi? Raccontaci qualcosa. Allora, ci stanno un po' di novità che usciranno prima della fine di quest'anno. Il 15... intanto è uscito appunto il pezzo nel disco di Giancane, Ansia e Disagio, e vi assicuro che se ve l'ascolterete vi divertirete, si chiama Ipocondria. Oltretutto domani sera lo faremo anche al live di presentazione di Giancane, al Monk. Inoltre è uscito un'altra collaborazione nel disco di Claver Gold, che se vi capita andatevela a sentire, andate a sentire ovviamente tutto il disco, si chiama Requiem. E il 15 dicembre invece esce un pezzo che ho fatto sempre in collaborazione, in questo caso però è un produttore che è appunto Ken Code, che è un progetto nuovo che magari voi non conoscete, ma magari conoscete un po' meglio i Cyberpunkers appunto, Maximilian appunto ha creato questo nuovo progetto, si chiama Ken Code. È una delle prime collaborazioni che appunto ha fatto, è stata appunto con me, ed esce il 15 di dicembre. Questa è una bella novità che vi assicuro, insomma, è uscito sia un sound sia un testo molto strano e particolare, è una sorta di favola futuristica dove è un po' ellenica, un misto tra una favola del futuro e una favola ellenica. Che con le sonorità che appunto Hack and Code si sposava molto bene. Se vi capita andatevelo a sentire, forse riuscirò nel corso dei prossimi mesi a mostrarvi, anche per chi non era presente all'Atlantico, quello che è successo all'Atlantico nell'ultimo concerto che è stato fatto ad aprile, che era appunto la chiusura del Goosebumps Show. E spero di riuscire a chiudere quello che è un lavoro il computer ha ricominciato musicale. A funzionare. Ringrazio Tarek che si è un po' arrampicato sugli specchi per aiutarmi in un piccolo problema tecnico, ma ogni tanto succede. Fategli un applauso innanzitutto perché è qui e poi perché è riuscito a gestire questi due minuti di silenzio egregiamente, da grande paroliere qual è, e nel raccontarci quelli che sono i suoi progetti futuri. Spero di far uscire appunto quello che è successo all'Atlantico in maniera un po' estesa e ben visibile anche a quelli che non erano presenti. E ne vale per esatto. Io ho ancora qualche domanda per te, ma prima di fartela, perché siamo arrivati quasi alla fine della nostra trasmissione, andiamo a leggere i risultati del sondaggione, cioè andiamo a scoprire che lingua parli tu, come o forse anche meglio dell'italiano. Vabbè, meglio no, diciamo che parlo italiano come parlo questa lingua. Le possibilità, mo capirete che intendo, perché le possibilità erano inglese, tedesco, giapponese, arabo, polacco, portoghese, francese e turco. I nostri amici da casa, io vi leggo solamente la risposta che è stata votata di più, con il 29.4% hanno risposto polacco. Io non so il perché, però vabbè.
Quindi forse i tuoi follower sono convinti che tu parli polacco. Che io sia proprio polacco, magari. E invece la lingua che parla Tarek fluentemente è? L'arabo. Ci dici qualcosa? Perché sennò non vale. Vabbè, dai. Mo... Tipo, che ne so, sono molto contento di essere qui. Ana mabsut le anahena. Con voi, con questa bellissima sala. Ana mabsut awi le anahena ma'aku wa'akallam aghanni wa'akallam fi al-hagat al-ghariba li ana bakallam fiha. Un applauso per Rancore. Che ci parla in arabo e aspettiamo anche un brano in arabo a questo punto, perché mi sembra che è una lingua che si presta particolarmente. Che dici? Ci hai mai pensato a fare un intermezzo arabo? Qualche volta sì, anche se sinceramente ti spiego, io l'arabo lo parlo, ma quello che ho parlato adesso in realtà era, cioè, un arabo vero mi direbbe aspetta, ripeti. Capito quello che voglio dire? Quindi, però in realtà quello che parlo io è più quello che si parla in Egitto per strada. E c'è molta differenza tra quello che si parla per strada in Egitto da quello che si parla per strada, non so, in Marocco. Quello che rimane uguale per tutti è l'arabo classico, anche se, oddio, uguale per tutti, abbastanza, è l'arabo classico che io sinceramente non è che parli proprio benissimo. Parlo quello che si parla per strada, che poi è la lingua che ti serve per vivere, per fare le cose. C'è tantissima differenza, è come se in un certo senso... parlassi un romanesco molto stretto, ok? E però non parlassi, o parlassi solo napoletano e non parlassi italiano, in un certo senso. Quindi, secondo me, per mettere in rap una lingua devi conoscere bene la lingua, devi, non so come dire, devi saperla anche conoscere al punto da poterla rompere. Quindi non mi sono mai permesso di utilizzare l'arabo, che è anche una lingua magica, di utilizzare l'arabo all'interno delle cose, proprio per questo motivo, perché avevo paura di usarla, di usare una lingua che magari non conoscevo a fondo come l'italiano, che invece sono riuscito a entrarne proprio nei meandri, e quindi ho sempre un po' evitato. In compenso però ho fatto del rap che, nonostante in italiano, pare in arabo. Siamo arrivati quasi alla fine della nostra puntata insieme a Rancore. Ci ascoltiamo ancora qualche brano. Dobbiamo creare, chiudere, dobbiamo passare da dentro a fuori, come ci ha insegnato Tarek questa sera, ovvero dal mondo interiore a quello esteriore, quindi probabilmente dal darkness al sunshine, e quindi ce lo facciamo sempre raccontare da Rancore, così. E questa era Sunshine di Rancore, fategli un applauso, ed è un brano che dura sì, io e Mike, perché questo pezzo è di Rancore DJ Mike, abbiamo dato questa durata al pezzo e l'abbiamo fatto di questa lunghezza, e sono all'incirca 8 minuti, perché è il tempo che ci mette la luce del sole a arrivare dal sole al pianeta Terra. Sono poco meno di 8 minuti e questo brano dura poco meno di 8 minuti. Quindi quando vediamo un tramonto, magari pensiamo che il sole deve ancora appunto tramontare, in realtà è già tramontato da 8 minuti, è solo che la luce ci mette 8 minuti per arrivare da lì a qua, e quindi per noi il tramonto arriva 8 minuti dopo. Se stavamo su Venere ci arrivava magari, che ne so, 4 minuti dopo, se stavamo su Mercurio vedevamo il vero tramonto. Quindi quello che vediamo è sempre qualcosa un po' in ritardo. Esatto, in un certo senso sì, come... Insomma, si sa che tante stelle che vediamo in cielo sono già morte, ma sono così lontano che la luce non ha fatto in tempo a arrivare fino a noi. E quindi anche qui non te puoi fidare manco più delle stelle, no? Non te puoi fidare di niente, anche perché quello che vediamo è semplicemente qualcosa che riflette la luce. E come la riflette la luce? Vediamo una felpa viola, vediamo una felpa gialla, un cappello, ma in realtà è semplicemente... Il colore che manca, ad esempio. Cioè, che ne so, questo è tutto tranne che giallo, quindi vedi il giallo, perché è quello che gli avanza quando la luce si batte sopra. Quindi in realtà, più che non ti puoi fidare di niente, in realtà ti puoi fidare del fatto che ogni cosa è il contrario di quello che mostra, talvolta. E quindi quelle che sono le cose a cui solitamente ci aggrappiamo probabilmente sono le cose più volatili e inconsistenti della vita. In e invece teoria, quelle sì. Cose che lasciamo andare, che si perdono, sono quelle che probabilmente hanno più sostanza. Ma il gioco è probabilmente sì. Oppure è quella verità che noi tanto cerchiamo, magari. È quella verità che magari è contenuta in un mondo alla Matrix, in cui quello che viviamo è qualcosa di illusorio.
Certo, anche se, ripeto, è un po' un tentativo da parte del mondo di portarci verso questo, anche attraverso le scoperte scientifiche che, come ben sappiamo, magari io posso scoprire una cosa scientifica 100 anni prima, però poi c'è qualcun altro che decide quando far uscire quella scoperta. O più che qualcuno di fisico, c'è proprio una comunità che decide una serie di cose. Quindi secondo me comunque il tentativo è anche un po' un toglierci qualunque tipo di credenza, farci credere che tutto è finto, tutto è falso, qualunque cosa è talmente relativa da quasi non esistere più. Infatti per tanto tempo mi sono chiamato Tarek non esiste, in un certo senso. Proprio per questo, perché ad un certo punto era quasi come dire: se devo fare la musica devo arrivare a un tale livello di non credere più a niente, per stare anche all'interno del mercato musicale e altre cose, che quasi perdo me stesso. E quindi quasi Tarek in sé per sé non esiste più. Esiste quasi di più un rancore che è finto ed è un ologramma, piuttosto che Tarek talvolta. Ed è un po' come esiste di più un mondo alla Matrix che effettivamente un mondo in cui tu tocchi un albero e ti senti bene. È sparito quel tipo di mondo. Io voglio fare un ringraziamento speciale a Rancore questa sera, quindi vi chiedo di fargli un applauso. Grazie. Grazie infinite a Rancore che è stato qui con noi questa Grazie sera. Grazie dell'attenzione. Voglio ringraziare Nacosetta che ci ospita, voglio ringraziare Radio Sonica. Potrete sentire questa puntata tra una settimana in replica, proprio il mercoledì, e quindi risentirla da casa se siete curiosi. Oppure potete trovare il podcast su YouTube, lo caricherò tra qualche giorno. Voglio ringraziare Filippo Dottor Panico al mixer e voglio ringraziare Giampiero Giuli alla messa in onda. Ragazzi, fate un bel casino per Alessandro Vieravanti che organizza sta gran figata. Grazie Tarek, io ringrazio tutti voi. Tu ci hai raccontato di come è molto importante creare dei punti tra quello che c'è dentro e quello che c'è fuori, ma altrettanto è importante ogni tanto mettersi un cappuccio e ritrovare quella vita privata, quel silenzio che ci protegge da quello che succede dietro. Ecco, c'è una relazione tra un ponte che unisce e un cappuccio che ci protegge, perché ogni tanto ci si può mettere sotto il ponte, e mettersi sotto il ponte è come mettersi sotto un cappuccio. Siamo protetti tra due cose che uniscono due mondi, il mondo dentro e il mondo fuori. E allora vi saluto con un brano che ci mette sotto un ponte.